Magni, hai iniziato benissimo la stagione, poi un po' così così, adesso sei tornato a livelli. Che è successo? Segni tutte le domeniche. Due domeniche, le ultime due domeniche hai sempre fatto gol. Ecco, che cosa è successo? No, adesso mi sono ripreso, diciamo, perché ho avuto un periodo in cui, a parte che ho avuto anche il Covid, mi ha fermato un bel po', quasi un mese. Adesso fisicamente mi sento bene, quindi poi in campo penso che si vede. Senti, perché il Bugarito? Secondo me oggi non abbiamo avuto paura fin dall'inizio, abbiamo giocato a viso aperto, loro bravi, tanto possesso palla, però noi poi quando ripartivamo facevamo male e siamo stati bravi a sfruttare anche la palla inattiva con Marco e è questo. Hai fatto un bellissimo gol, bella tutta l'azione, altre due volte potevi anche metterla, cioè fare anche altri due gol. Ecco, essere cattivi in area di rigore o comunque dove fa male potrebbe essere no, è sicuramente un'arma in più. Il tuo proposito da qui alla fine della stagione qual è? Prima di tutto raggiungere gli obiettivi con tutta la squadra, poi il resto personalmente ce l'ho un obiettivo, però non lo dico. No, vabbè, secondo me. Migliorini, ciao. Prima del gol splendido che hai fatto, raccontaci come avete fatto a prendere un gol con una palla lenta nell'area piccola, tu che sei 2 metri e Ghidotti che può saltare con le No, in verità non l'ho rivisto, è stata una palla sporcata che è rimasta lì, insomma, è mancata un po' d'attenzione. Come hai detto tu, ci siamo trovati una palla lenta e si poteva leggere sicuramente meglio. Invece il gol che hai fatto, racconta, ha messo una bella palla, Sì, sì. la palla giusta, è arrivata giusta, ci ho creduto, forse ero incazzato ancora dal primo gol che avevamo preso, quindi dovevo rifarmi. E qua una domanda per tutti e due. Si dice di solito quanto conta questa vittoria, 3 punti al di là della classifica, però quanto conta davvero? Perché avete battuto la prima in classifica, avete scalato 2 o 3 posizioni in graduatoria generale, insomma, è una serata in cui è lecito anche. Secondo me la partita di stasera dà anche valore alle prestazioni fatte nelle ultime partite, perché comunque si è visto un buon Gubbio, un po' sfortunato forse in certe occasioni, però stasera insomma, anche stasera ci sono state delle occasioni che ancora una volta non abbiamo chiuso, che si poteva anche chiudere, però è stata una partita che mi aspettavo sinceramente, non è che forse ci aspettavamo più noi di voi, viste le ultime partite, però dentro di noi c'era la consapevolezza che stavamo facendo bene. Abbiamo ritrovato brillantezza in tanti giocatori, come Ndoundou, che per noi è un giocatore importante e oggi si è visto. Ma stasera lui si è camuffato con la maglia nera, quindi nessuno lo vede, era tutto Ma dentro. ladro, figurati. Ascolta, giocare contro attaccanti come Lanini, Scappini, eccetera, quanto è stato difficile stasera tenerli a bada, perché siete riusciti a tenerli a bada? Stasera forse abbiamo messo più spirito, più organizzazione. Alla fine, se te la vai a giocare uno contro uno a tutto campo, è normale che qualcosa concedi perché sono giocatori importanti. Però diciamo che dopo il gol del vantaggio ci siamo quasi arroccati là dietro tutti con uno spirito. Un po' come l'andata, se ci ricordiamo l'andata è stata simile. Insomma, questa è stata una risposta importante. La voglia di attaccarsi a un risultato molto importante. E Magni, poi ho finito. Da stasera inizia forse un campionato diverso? Sì, sicuramente, come ha detto Marco, questa vittoria sicuramente anche nel morale ci dà molta forza per affrontare le prossime gare al massimo.
perché le prestazioni ci sono sempre state, ci mancava la ciliegina, diciamo, e stasera ce l'abbiamo fatta. Grazie ad entrambi. Ci sono altre domande per Marco Dudu? Più una per Marco, se possibile. Volevo chiedere, ma vista anche lo sposto? Sì, ho visto che... Vista anche le prestazioni con Pescara e Modena, c'è bisogno di queste partite per vedere un Gubbio così concentrato su 90 minuti? Sicuramente sapere il valore dell'avversario qualcosa mentalmente ti dà, insomma, la prepari un po' diversamente, sai che è una partita che non puoi sbagliare. Quindi probabilmente sì, poi sembra che con queste squadre ci esaltiamo, forse c'è più spazio, forse abbiamo più libertà di correre davanti, quindi sai, trovi di squadre meno chiuse, anche questo un po' ci può favorire. Però può essere, sapevamo l'importanza di questa partita, sapevamo che magari da parte vostra non c'era grande fiducia dopo le ultime partite, no? Qualche malumore, qualche fischio, però devo essere onesto, la squadra è rimasta concentrata, ha fatto una prestazione come ha fatto nelle altre partite, al di là del valore dell'avversario, e finalmente sono arrivata una vittoria importantissima. L'ultima, per te questa prestazione può segnare una svolta, perché l'annata, anche per l'infortunio che ha avuto, è stata un po' travagliata. Insomma, è importante la vittoria, sono sincero, non è una soddisfazione personale sicuramente, però è molto più importante la vittoria, molto. Poi speriamo di, insomma, ho trovato un po' più di continuità e sono contento, speriamo di andare avanti tranquillamente. Buona